Ciao, benvenuti sul mio canale nuovamente. Era tanto tempo che non mi affacciavo sul mondo della CB e oggi ho dedicato qualche istante ad andare a curiosare sulle frequenze della 27 MHz. Gli ascolti sono effettuati con un ICOM 7610, un dipolo multibanda a filare a scaletta, full size su tre bande, 10, 15 e 20 metri della ProSystel. Passiamo da un segnale all'altro. Chiama 1T192 Trapani, questo è 1 Alfa Tango 192 da Trapani, QR2 da... Su un apparecchio HF, Roger Beep è veramente tanto acuto. Proviamo ad andare ad ascoltare in AM. Capire se è una M, una FM. Anche la 27 continua a riservare delle piacevoli sorprese. Forse nei tempi non del coronavirus, dove le persone non sono isolate a casa, c'è poca attività, ma resta comunque una frequenza interessante. Io iniziai proprio dalla 27, poi dopo la passione aumentò e sono passato alle bande radioamatoriali. Ma conservo veramente dei bei ricordi dei tempi passati in 27. Sono segnali piuttosto lontani, legati un po' alla propagazione. Allora, spostiamoci ulteriormente, vediamo questo segnale, che sarà molto probabilmente in AM. Un po' il volume del ricevitore.
Piacevole pensare che comunque chi ha apparecchiature radio le ha rispolverate per dedicarsi nuovamente a questa passione, per ingannare il tempo. SSB molto probabilmente. Andrea 052, allora 057, avanti, con buon pomeriggio. Sì, ciao Salvatore, Daniele da Torino, 1AT57, 1 Alfa Tango. Mi ricorda un po' i vecchi tempi passati, no? Con un po' di nostalgia sentire tutte queste stazioni sulla 27. Appunto a Torino. Finiva di salutarti la 052 Andrea, che ti ascoltava molto, molto basso in questo momento. Pensa a te, siamo vicini, Torino, Alessandria, e certe volte le condizioni come possono cambiare. 028, questo è 57, Daniele a Torino. Allora, ritornando 029, 029 Salvatore per la 057, Daniele, ok? Buon pomeriggio Daniele, in cordialità è ben sentito, ok, in questo passaggio. Comunque la propagazione non è, ci ha favorito in questo momento un po' di sporadica propagazione, con molto QSB. Tutto qua. Ok, Daniele, 057 ancora per te? Sì, perfetto, dai, sento che ci sono altri che ti stanno chiamando. Salvatore, ti lascio. Banda radiomotoriale. Come notate, il mio trasmettitore non è espanso di banda, pertanto non può trasmettere al di fuori delle frequenze radioamatoriali. Si nota dal fatto che l'indicazione TX è tratteggiata. Nel momento in cui passo nella banda radioamatoriale si sente un bip bip che indica il fatto che sono all'interno delle frequenze radioamatoriali, e la linea intorno al TX diventa una linea a tratto intero e costante. Questa è una piccola così chicca sul ricetrasmettitore che sto utilizzando per ricevere in questo momento sulla 27. Mi ricordo che una volta 27555 c'erano molte chiamate, le vedo tutte intorno. Spostiamoci direttamente qua. Tutte le attività in radio mostrano un certo fascino. Alla fine, per chi ama la radio, non fa distinzione se era 27, se frequenza dei radioamatori, VHF, UHF, HF. Sono mille e tante piccole sfaccettature che rendono interessante questo hobby. Bene, vi lascio, vi auguro una piacevole serata. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi sono anche incespicato alla fine. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie per aver visto i miei video.